Mo che ci avrà da dire? Mamma mia, quando affittiamo? Sia lodato il Signore, va. Vediamo, fammi vaghi va. Che dice il suo amico? Parte! Sto con Antonio! Sta con me! Thank you.
macchina. Una rota prima però. Sì. Aspetta un po'. Okay, bravo così. Sì. Sinistra, sinistra, sinistra. Ok, ora vai via. Vai via Mora. Vieni dietro piano. Ormai non risale qua però, eh. Come sali qua a destra, Antonio! Ma così! Guarda che... Anto, fermo, fermo! Stop! Ricca, blocca! Quanto ti piace divertirti, oh! No.
non serve che bisogna bloccare sempre, ogni tanto bisogna pure usare un po' di tecnica, sapere dove mettere le ruote, sempre blocchi tutto e sali, sono buoni tutti. Ma arrivano i sassi, che dici Antò? Più che altro da qua non si capisce. Tutto gas! Antò, ma riesci a andare un po' più a sinistra? Ti fai da un po' caldo, dai. Dimmi, mi hai chiamato, che c'è? Sì. Vieni da sinistra, Antò! Che sta passando? Un po' grazie. Bravo. Non lo sai.
Si carica mo la sonda. È perché è corto. Vi è un pezzetto dietro, Carlo, e metti una marcia un po' più lunga. Che marcia era? Io conoscevo un detto splendido. Un detto splendido di un film, non so se te lo ricordi. Chi per la fretta caca nell'ortica, presto il culo gli formica. Ma non gli entra retromarcia, me sa. La targa Lori. Immaginavo. Che va, perdete sta targa, però alzate con te. No. Levamola, lascia bene. Ma questa, fermo. Non gli entrare, ecco, gli è entrata. Dietro, Carlo, dietro. Non entra, non gli entra dietro marcia. Non gli entra la retromarcia! Sta amici non capiscono in italiano! Carle, secondo me non serve tanta potenza, devi girare un po' più in ruota a sinistra e quando stai per salire vai a destra. Troppo inclinato, che cazzo, non so. Ricca, com'è l'acqua? Cioè non è che non sale, è che non è fresca. Perché non entrandogli la marcia indietro non può riprendere il suo mezzo perché c'è un po' più l'acqua. Allora, sì, così che la sali a fare. Sali e poi quando sali a riscendere. Buono Carlo, per favore. Carica tutto a sinistra. Vai, mettiti la carica. Basta. Carle, non serve comunque tanta potenza da sotto, eh. No, però dico, non ci andiamo a schiaffo, che il dente è alto, Sembra assurdo, metti la ruota qua e poi glielo dai, tanto lì ce vai. No, ma qua sali con la ruota qua. Tieni. Come, Ricca?
Riccardo, levati. Ma perché dico le cose io? Nerio, rimettiti qua e riprovalo qua. Chiamala un pochino. Oh, tanto qui non ci vieni. Poco, ma vedi qua. Mode, per me è una tutta a sinistra. Puoi provare, se ce la fai da così puoi provare. Una bella trambata. Basta, non scavare. Meglio. Qua, qui, qui. Stampala con Paverino. Basta. Mettiti per favore, facendo parola con le mani, dritto così. Cioè, invece che in quella posizione dei punti, su queste due nuove tracce. Salito, sei salito. Sei contento, non si alzi tu, molla tutto. Vieni qua. Qua. Poi spostati, Riccà. Come lei? Che mi stai davanti alla camera. Poco dietro e poco sinistra. Basta, sinistra un po'. Aspetta, approntati. Basta, ok, ancora un po'. Ancora un po'. Sì, ma oh, schiaffo da qua sotto non è che no, mi piace tanto a me, eh. È aderenza e poi a schiaffo da dentro è salito. Dai che ci stai! Resta qua, basta! Vai secco, vai che non si alza! Ruota un po' a destra appena sali, appena sali a destra! Fagliela sentista a destra! È troppo? Fatti dritto prima! Dritto così, vai! Vai, allora! Non scavare, che ci sei! No, Leo, devi ricampare i giri! E adesso però devi girare di là! Di là adesso! Vai! Ruota a sinistra e basta! Piano! Chiudi, chiudi! Toyota e chi ci ha avuto Toyota, sa? Vabbè, ma mo' per passaggio, la moto ci arriverà tu, manco mette il muso. Vai là, mo' c'è. Voglio di duorte, prova? Non c'ho di duorte, dai, Riccardo. Noi ci riproviamo, Guarda, prova, sai perché non ci provo? No, prova, non sali. Provala invece. Per non spaccare. Prendiamo questo con una macchina che arriva.
cioè come mai conosciuto te? Sale. Ti hanno scavato. Basta Stefano, ruote dritte. Appena sali, quando senti che stai sopra un po' a destra. Ancora, liscio come l'olio, ancora che non me dai retti. Eccola, adesso sale. Perché gli è stato un po'. Cazzo, perché non siamo durati questo motore. Purtroppo questo sta troppo male. Sinistra, aga, io non salirei qui, sei venuto troppo a destra, se lo vuoi provare ti rimetti un po' più a sinistra, aga, la buca si è pure chiusa mo, Riccardo, le buche si sono pure mezze chiuse? Dici, Basta! O se per così o torni... Allora, se io farei, io tornerei indietro e con questa velocità proseguirei. Come hai fatto adesso? E poi glielo do quando sto così. Ma no, occhio piragna! Occhio piragna! Perché devi fare come le marcia sai? In velocità l'andatura la scegli te, ti metti dietro, basta, con la marcia che vuoi, sali e schiacci quando è salito il muso. Così con il tentativo del prima. Proseguitelo più a sinistra, più a sinistra. Bravo Carlo! Dietro che cazzo sta retromarcia, molto che abbia una taglia, avete la taglia, Cristian, hai portato la taglia, guarda che Cristian non c'è, mandiamolo indietro, ricca, Cristian non c'è oggi, era impegnato, c'ha sempre da fare. Aspetta Carlo, dai che ti agganciamo. Ragazzi, ma perché non agganciate? Ma no, in su, ma su è da scendere. Così non puoi salire. Va anche io come mi fa. Va, senti lui. Ascoltami a me. Ascoltami a me, prova. Se metti per così non salirai mai, come ho fatto io. Non devi salire piatto. No, fammi fare un attimo di qua. Te devi mettere un po' come se dovessi venire qua. Capito? Per me non può. Allora ascoltami, se tu sai quello che è scritto, te sbatti qua, no? Faccio sentire. E devi rompere avanti qui, non ti tocca, non c'hai gritto. Vedendo per traverso così, il grip qua ce l'hai, guarda. Allora dove devo restare, scusa? Guarda, devi mettere così, guarda non me. Non è che fa la manovra. L'ha rotto? Che l'hai bloccato davanti? Ma l'hai bloccato avanti, sì? E l'hai rotto, adesso. No, quella è un gioco normale. No, quella là è rotta. Quella là? Se sta bloccato quella. Allora, aspetta, senza fare casini, tiriamo un attimo, vediamo. No, faccio una tromasia. Ma dai, c'è poco spazio per questo. Allora tiratemi, raga, dai, non mi fate matare. Qua, no, attaccava mai, mi ha dato a me per i piedi. Ma da qua lo vuoi salire? Vuoi salire da qua? Sì, perché dovete fare manovra, non c'è spazio, quante manovre fa? Hai una marcia, non gli entra. Non è un albero, qualunque cosa... No, 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 no. Dai che le botte non sentite sbariate tu. Lascia, lascia, ne prendi su, ma forza, mamma, mamma, mamma. Non vuoi che l'avvento io con la mia? No, 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 attaccato a tua. Una volta a presto.
quell'albero lì, sì, quell'albero. Mamma mia, raga, che cazzo. No, quello non è che sta a dire là, però, stai. No, ma io penso dritto, dritto qua in mezzo, dai. Così come stai. Sta rosa, non sali! Oh, a me però non mi date retta, eh! Bravo, bravi. Ecco Riccardo. Ah, Riccardo, sali là. Tira. Frena, ci ha frenato e molla il cavo, ok? Lega con me, a me, aspetta, molla il verichello, lega con me. Molla. Vai, molla. E ripartiamo. No, l'acqua, l'acqua non è niente. Camminavo carino, è venuto. Riccardo, che cosa è successo? Niente, ho fatto un guado. Devi mettere il motore. No, basta che devi mettere fuori bordo a questa per fare queste cose, Riccardo. Andiamo. Dove vai, Giovano? Andiamo, adesso andiamo. Si deve asciugare, dai. Lasciamo l'asciugare. Ragazzi, che dice? Era meglio il Pajero o Toyota? Non ricordi il Pajero? No, no. È Pirini. È Pirini. Lasciamo che si asciuga. Di. Guarda che pezzo de ferro e non si ferma mai, io. Che te pian corpo a te tutta il Toyota, macchina miracolata da Gesù Cristo venuto tra noi, che te pian corpo a sto pezzo de ferro, guarda. Sì, Stefano, non lo so. Non scavare! Capiscelo con cazzo questo. A lui lo fa apposta, lui è stronzo, forte, eh. Capito? Sai che fa la macchina? Stacca i blocchi. Oh, macchina, stacca i blocchi, mette solo i posteriori e scava. È stronzo forte, eh? Diglielo che è stronzo. È stronzo. Stronzo di Riccardo. Fratellino! Oh, me lo portano a sedia io la prossima volta, oh.
Come no? Sta nero sta amico, ho preso il muro. Vai fratelli. Fratelli. Che dice zio Patrick? Che dice zio Patrick? Te stronzo, mannaggia. Secondo me perché è leggera. Secondo me perché c'è il passo corto là. Passo corto pure è leggera, non c'ha grigio. Mi manca solo un pezzettino. Sì, mi pare lì dove sta Stefano, mi sembra. Ma non senti che callare, oh. Qua c'è sta bene. Qua c'è sta una favola, là sotto per sole, in macchina con i vetri chiusi, fermati. Se te dice che te la fa, frate lì, in macchina con i vetri chiusi. Ha preso il muro proprio. Maledetti bastardi. Ma di Cortridolo. È 959 corsi, era andata a pià. Ma che avvelenato. Se sa, usiamo dove stavi? Sta la salaria, te qua. Per giretto, una bella piretta, te bevi tranquilla, al bar fresca. Tutto pulito e via. Altro che buttato per terra. Di me entrare a trovarci abbassa il volume. Abbassa il volume. Non a destra. Di me entrare a trovarci abbassa il volume. E tanto Antonio mette il beep. Date lì, odi da prima, non scavare, non scavare, odi da prima. Da lì forte, cassa tutto pieno, parti da fermo. Più dietro e come fatto adesso, più dietro, più dietro, più dietro, più dietro, più dietro, da là fermo, da là cassa aperto subito. Terza marcia, fratellino! Terza marcia! Terza marcia, una piotta e 10, fratellino! Il muro, fratellino. Ha preso l'albero. Così come sta l'aria. Tutto a posto. Qual è il problema? Ma
Mo un po' sei umidita, capito? Io so dell'idea che secondo me troppi cavalli, vedi che fa, però sgomma una certa, capito? Gli dovrebbero dare più coppia. C'è sta Riccardo da su. Verso destra come? C'è l'albero. Secondo me verso sinistra, infatti, non verso destra. Però se deve tirare più qua qualcuno. Sì. Ah, devi arrivo per traverso, ma non verso così. Aga! Abbassa! Oh! Ah, devi andare così, così! Così! No, così! Così! Lo sai che c'è? Lo, che comunque c'ha tanti cavalli, è mostruoso quel motore, porco Dio. Secondo me sono troppi. Perché quando gli dà il gas sgomma, capito? Non c'ha grip. No, perché ha levato? Perché ha levato? Per cadere il piatto che ha rotto qualcosa. Oh, andavi bene, se non levati. Qual è il problema? Vai, Lori. Oh. Che stanno problemi? Che stanno problemi? Di seconda marcia, una piotta e 20. Ho preso il muro. Qual è il problema? Mi sento male. Ma cosa, che cazzo dici? Vai Carlo. Era destino. Dove andare così, fratello? Vai, dascelo, se ne... Cofano, stop, parafango. Così doveva andare. Doveva andare dal meccanico. No, mia. Ormai stavi sopra, pure che le ruote stavi sopra. Carlo! Sai che ho sentito e mi spostava il culo, levato. Carlo! Fratelli. Ma qual è il problema? Tutto a posto, fratelli, ho preso l'albero. Non ci sono problemi. Non ci sono problemi, mica la stai. Ho sfondato tutto, fratelli, ho sfondato tutto, fratelli. Dai. Fai girare, guarda così, così fai girare morbido, morbido. No, fai girare. Stacca, stacca, stacca. Qual è il problema? Non ci sono problemi!
Oggi la Romagna è così fuori strada. Terza marcia! Terza marcia! Terza marcia! Adesso incastrai dentro la roba, che la roba sta proprio verso di noi. Che mi ha conosciuto un po'. Terza marcia, fratellino, più 8 e 10, fratellino, con il semaforo rosso ti fa così. Mi fa così, terza marcia, ti riferi a mano. Vada! Cazzo, bel passaggio, eh? Vai, Ricca! Però è bello, mazza, è carino, eh? Ma perché la vegetazione è cresciuta, capito? Thank you.
piazza Stefano Bonifazi. Non c'hai i vetri. Si arrampica, eh? Stiamo a andare, fratellino! Che bello! Stiamo a fare i cappottoni! No, ma io non mi metto paro! Cioè, in pratica sta su un fianco! Eccolo! Aspetta. Un po' più a destra, sali sul monte, sali sul monte, sali sul monte. Sta radiolina. Questo è un bel pezzo. Ah, lui gli ha imboccato su. Io invece no, gli ha imboccato giù. Minghi e spammi, bello, bello. Cortridol. Ma sai, tante volte uno davanti ti aiuta perché tu vedi quello che fa. Che modo, guarda, magari che lo sbaglio, capito? Vedi, no, così, no, allora ne faccio diverso. Guarda che roccia. Questo è mazza che rocciona. Questo mettiamo a dura prova sotto porta. Tutto a posto, fratelli, abbiamo preso il muro. Sotto porta. Tiene. Sotto porta, onesto. Atto, se passavi di qua buttavi le fiancate. Fiancata no. Sta affiancata tanto? Faccio
Antò, dovresti andare dietro e puntare la gomma, così ti stacca la carrozzeria. Fiancata? No, specchietto già era così. Tutta la fiancata è sfondata. Aspetta che passa. Dai, davvero? Dio merda. Tutta no, però un pezzo così sì. Che ha fatto, fratelli? Non hanno così, fratelli. Hai te capisti steak, yeah. Non hanno così, fratelli. Abbiamo preso il muro, non hanno così. Ha sfornato tutto, fratelli. Dove andare così, che tocca a voi? Dici metti la rota, capirai, non è che sto mettendo la 37. Cioè sto mettendo la 33 addosso a voi. Oh, calco, se non ce la mettevi. No, ma infatti. Da là, eh. Ma è servato un bel po', perché sennò se la facevamo proprio del brutto. Già stavi attaccato. Sì, 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 no, 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 ottimo consiglio. Stavamo capotati, fratello. Stavamo sul muro, fratello. Abbiamo rotto tutto, fratelli. Abbiamo sfondato tutto, fratelli. Siamo appottati, fratelli. Abbiamo rotto tutto, a posto. Abbiamo fatto tutta la fiancata. Non ci stanno problemi, fratelli. Chiamiamo qua amico carrozziere quando andiamo a venire. Che sta a fare, sta amico? C'è qualcuno che ha la cassetta bella, tutto a posto, fratelli. Non mi sono perso manco un busolotto. Ciao a tutti, è da 8 alla 22. Ma stanno a fare, non ho capito. Ma ti sbloccato? Non t'annava amaro ieri, eh? Marco, non ho appena fatto un campare. Tutto a posto! Tutto a posto! Anto, questi ragazzi sono matti fraci io! No, no, voi siete fatti! Anto! Vabbè che cresce la vegetazione! Ma ci siamo tutti, raga! Io vi chiedo non vedo più quanti siete, eh! Sì, sì, tutto a posto, fratelli. Niente visto. Sì, sì, tutto a posto, c'ho un aereo dietro a posto, chiude la fila. Allora, posso andare? Positivo, positivo, fratelli. Ho preso il muro. Ho preso l'albero, fratelli, tutto a posto, sto qua 39 euro. Tutto a posto, fratelli. Terza marcia, fratelli. Voi mi impara a guidare, ecco, tac, si fa così. Come faccio, vedete come si fa, fratelli? Occhio a tutti, togliete tutto, fratelli, tutto a posto.
bene di più, Prova a venire un altro po', vieni, stop. Vai. Ah, retromarcia, dici? Basta, fermo. Vai di là. Sei passato. Oh, Antò, vai avanti. Conviene che te ripigli. Che c'è sta? Niente, vai. Basta, vai, è tutto al contrario. Sei l'ultimo, no? Vado. Ma si è scollato! Si è scollato! Hai capito? Si è scollato! Suo fratellino mi sta a distruggere la macchina! Hai capito? Oh, a suo amico gli sta a sfondare la macchina con questa mazzetta, sei pericoloso! Mazzetta, contro... No, ma avanti, andiamo! L'amico che dice, fratelli? Niente, che sa! Che danni abbiamo riportato? Più infanalino, vabbè! Ma tu... Sì, no, l'altro anno mi so che ha buttato, fermati, ho fatto grosso. Vabbè, ma dove succede? Ah, no, così, fratello. Ma sai perché dai, io fratello. Stavo a passare. Nel frattempo che passavo, l'albero si è spostato o prima. C'ho voglia di una biretta, mo me la faccio arrivare. Sì. L'albero della visione, ho preso io una roccia, ma stavo a parlare. Ma te lo sei spenta ricca? Questa friggia è una batteria. Oh, frenala. Ho frenato, ho messa la prima. Ma si è una batteria. Prova a mettere modo e esci da qua, scusa. Oh. Antò, però te ce vuoi là, capito? Perché non c'è niente qua. Ah, bravo! Che batteria tua, stai sì. Bello carico. Io potrei rifare tutto il giro. Potrei ripartire a rinnamo sotto. Fratelli, lo stai a registrare sta amico? Che ha combinato? Che cazzo ha fatto qua sotto? Niente, piccola disavventura. Piccola. Un cavo. Da Masi. Ho capito, un cavo si è appoggiato in un punto sbagliato e. Ha toccato. Devo puzzare culo a sta amica. Ma abbiamo fatto? Ci lava, pare. E che stiamo aspettando? Abbiamo fatto, andiamo. No. Namo che... Namo. Ma l'ottima. La batteria gialla? Quadro tutto nero. Vince. Ricca, sistema del posto. Era già, è già nero normale perché non c'è stata manco una lampadina. Dai, questo che è? Uscire adesso? Praticamente se riteniamo tutti i spazi se ne potevamo andare a casa. Succede? Succo di frutta. Oh. Ho smurato il succo di frutta là. Dai, andiamo. Andiamo che voglio andare più all'olio, porco Giuda. Voglio andare a mangiare. Se ne potevamo andare a casa. Può dire per caso altre 6 ore. Mi ricordo che quasi...
Quasi, quasi mi stavate per tirare, ma manco stavolta mi avete tirato. Mi stavano quasi per tirare, ma anche stavolta è ripartita. Vai, coglionone.